Ci facciamo rovinare la statua. Ok, ragazze, vediamo se si toglie questo effetto. Si è tolto. Abbiamo risolto il problema del mal di mare dietro, che mi avevano già detto diverse persone. Che in realtà non so perché succedeva col mio, ma poi si è risolto incredibilmente da solo perché non ho mai toccato nulla. Da Pull&Bear, prima mi sono dimenticata, scusate, di farvi vedere invece questo Lip and Cheek Palette. Costava 15 euro, che è tantissimo, e invece l'ho pagata 4, quindi meno dell'altra che costava 13. Ho controllato la palette, quella di H&M per gli occhi, è una nude molto carina, anche il packaging. Questa invece è di carta, quindi mi ricorda la The Balm. E praticamente sono questi rossetti che adesso voi mi spiegherete come fare per metterli. Guardate. Allora, ci sono, tra l'altro, c'è la cartina con i colori, quindi vabbè, non so qua leggerveli ovviamente. E i rossetti sono questi. Guardate che belli. Però ditemi, secondo voi con le dita è possibile mettere questi rossetti? Perché non è che posso avere il pennello per ogni rossetto 3 ore e mettermelo col pennellino. Quindi se avete dei metodi, insegnatemeli. Comunque io li ho presi perché mi ispirava avere una palette di rossetti perché non ce l'ho. Adesso comprerò un bel contenitore, metterò tutte le mie. Che sta lì a mettermi ansia. Tutte le mie nuove palette. Va bene. Tutte le mie nuove palette. E poi vi farò un video se vi interessa, così le raggruppiamo tutte, quelle negli anni. Vabbè, 3, 10 anni più 20 negli ultimi anni. E poi ve le faccio vedere. Sempre da Pull&Bear, appunto, sono andata a prendere anche questi orecchini con le nappine, che sapete che. Oddio, uno, spero che non sia rotto, no. Questo, vabbè, mi sembra che un po', no, forse solo piegato. Questo è un orecchino unico composto da due cose, da due pendenti, con le nappine blu e le nappine verdi, carino, molto invernale. E da Pull&Bear c'erano gli orecchini a 1,99 euro, invece da Stradivarius erano tutti a 4 euro, quindi di più, e anche da H&M comunque 3 euro. Poi ho preso questi che sono carini, sembrano tipo delle robe marine. Sono a clip, come appunto vuole la tradizione per spaccarsi le orecchie, perché ti spacchi le orecchie con gli orecchini a clip, però sono meravigliosi. Anche questi sono a clip, però questi sono leggeri. Forse questi sono leggeri, comunque quelli vintage veramente sono pesanti e ti ammazzano l'orecchio, anche altri. Guardate che carini che sono. Anche questi 1,99 euro, costavano 7,99 euro. Ne ho visti poi di nuovi da Pull&Bear, però non vi dico come sono andata a comprarli, poi finiscono. Costavano 5,99 euro, li trovate alla cassa. Sono dei mega. Questi qui, che non so come si chiamano, le nappine, super mega gigantesca, 5,99 euro. Io le ho visti che stavo già uscendo dal negozio e avevo fretta, non sono più tornata indietro, ma erano troppo belli, li avrei presi a prezzo pieno. Poi ho preso Piazza Italia un sacco di, no, non un sacco, un po' di intimo, perché io sono una persona, anche fortunatamente nell'outfit non si può vedere cosa c'è sotto, che ha dell'intimo veramente. Indecente, brutto, non è coordinato, fa schifo. No, va bene, vedete le cose che compro, non compro tanto intimo e comunque lavandolo in lavatrice si rovina spesso. Poi ho letto, non so se vi interessa, che i reggiseni durano, hanno la scadenza. A lei interessa perché le tettine hanno la scadenza annuale, quindi ogni anno andrebbero cambiati. Io questa cosa non la sapevo. Su Facebook abbiamo letto la notizia, abbiamo appreso la notizia. Io ho reggiseni di 100 anni, poi tutti i miei reggiseni passano a mia sorella, mutande, reggiseni, lei c'ha tutto il mio armadio e io c'ho zero cose, lei c'ha zero cose, quindi c'è qualcosa che non va. Noi con l'intimo di famiglia non siamo molto amanti, diciamo. Vabbè, tanto l'importante è sempre quello che c'è nell'intimo alla fine, chi se ne frega. Comunque c'erano i completi scontati, a 5 euro ho preso questo completo composto da questa brasiliana verde, non so neanche come definire questa mutanda brasiliana verde. Questo, so solo dirvi che è un bellissimo verde, una bella punta di verde. Il reggiseno è imbottito così, taglia terza, speriamo di averle azzeccate perché le ho prese tutte uguali. Questo è costato 5 euro al posto che 10 l'intero completo, quindi uguale, non contenta, l'ho preso anche bianco perché i reggiseni bianchi. Ce li ho di Primark, uno ne ho bianco, però fanno sempre, cioè servono sempre. Poi ho preso questa mutanda appunto legata, sono 5,5, ho pagato 10 euro, due completi carini. Non so dirvi quanto dura l'intimo di. Quello di Primark non è male per il prezzo che ha, quello di Piazza Italia io non l'ho mai trovato, quindi non vi so dire. Poi ho preso due reggiseni a 4 euro, se non erro, vediamo. Perché non avevamo su neanche i prezzi aggiornati, sì, 4 euro al posto che 12,95 di questo bellissimo rosa. Sempre taglia terza, speriamo. Mi sembrava bello grande. Questo qui che è più simile a una bralettina, sono quelli, tanto io comunque il seno non è che cade, sta su, quindi posso anche permettermi il non imbottito per ora. E questo è carinissimo, tipo in seta, così. Anche questo è costato 4 euro, costava
9,95 euro. E un ultimo che è un completo. Oh mio Dio. Ah, le mutande erano due. Non mi ricordo. No, c'è qualcosa che non va. Perché? Boh, non credevo di averne prese due, però mi sa che ne ho prese due insieme. Forse erano tutte e due 2,50 euro. Pochissimo, 2,50 euro. Pensavo che era una sola. Pensavo di aver preso cose tipo quando le prendi su così. Allora, questo è tipo una specie di perizoma, però un pochino più sagomato, diciamo, dietro. Perché a me è proprio il perizomino, quello streminzito. Preferisco la brasiliana. 2,50 euro, meraviglioso. Costava però poco. Ah no, 8 euro. Beh, insomma, un set, 8 euro ci sta. Guardate che bella. Tipo in pizzo con tutti questi colori. Questi qua mi servivano, eh. E questo è meraviglioso, quindi gli amanti dei fenicotteri lo ameranno profondamente e ameranno me perché gliel'ho segnalato. Guardate che meraviglia. Io vi faccio delle mutande, ovviamente, perché non c'è nulla di male, mica sono indossate. Non ci posso credere che mi stanno chiamando. E poi ho preso, mi passa il telefono. Chi è? Poi ho preso, digli per favore che non posso rispondere, che sto facendo il video. Però passami il telefono che glielo dico perché adesso mi sto deconcentrando. Ho preso poi, no, più che altro fastidioso, ho preso poi questa bralette coordinata ad entrambi, molto carina, tra l'altro intelligente perché ha lo spazio appunto per coprire, cioè ha la copertura sulla zona interessata e poi ha tutto il pizzo. Vabbè, queste non le vedrete mai indossate, quindi però mi sono fatta un po' di scorta di intimo perché quando lo trovo così in saldo, vado una volta andavo a spendere soldi da intimissimi, cioè una cosa allucinante, adesso invece ho smesso l'omino all'Instagram, cioè è una sagoma, è una cartolina del presepe, è una statuina. E poi niente ragazzi, abbiamo quasi finito per fortuna, perché questo, cioè chiuderò il canale perché è un calvario farvi il video, non potete capire quello che c'è dietro, nonostante non ci sia dietro granché. Ho preso da Primark perché appunto ho incontrato Simona. Ciao Simona! Siamo state insieme da Primark, ma comunque stavamo chiacchierando, avevo poco tempo, quindi sono stata deconcentrata sulle cose che c'erano. Ho trovato solo tre cose, per fortuna. Allora, 6 euro posto che 10, questo secchiellino molto carino, color camel. Io mi trovo bene con le borse di Primark, mi trovo bene, dico la verità, per il prezzo che hanno, non sono male anche come qualità. Sono tipo quelle di Zara, tanto, cioè, nulla cambia da un secchiello che ho visto da Zara. Quindi se volete provarlo, provatelo perché non cambia proprio niente. Io ho sia di Zara che di Primark, quindi ho fatto già il confronto. Ovviamente non è che si devono usare come se non ci fosse un domani, di mettere di tanto in tanto, usarle stagionalmente. 6 euro mi ricorda molto il Vintage, mi ricorda Harry Potter, non so come mai, vabbè, si saranno ispirati a Harry Potter. Poi ho preso questi ganci a 1,50 euro al posto che 3 euro da mettere sulle porte per appendere le cose, molto utili e molto carini anche nel packaging, nel design, molto accattivante. E sono costati 1,50 euro da mettere sulle porte per appendere di tutto e di più, principalmente borse.